Ciao ragazzi, vi ricordate che avevo fatto il video sulle mini taglie? Vi avevo detto, ma pure non mi sembrano tutte qua. Infatti, avevo imboscato una scatola piena, che forse sono anche più di quelle dell'altra volta. Direi di partire subito perché sono un po'. Sulle labbra ho un matitone di Puro Bio nella colorazione 16, quello all'over, che va bene per occhi, viso, labbra, e con questo rossetto sopra di Lililolo biologico che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Ecoverde. Sulle unghie ho questo smalto che penso avrete visto nell'ola mini svuota la spesa Tigotà, questo di Essence della linea Natalizia, e andiamo. Allora, ho questa maschera per capelli con moringa di Ecos. Questa qui. Mi dispiace che vedete i colori chiari. Questo lietto di Cadi, non sto a aprire. Un olio anti-età per il viso. Poi questa crema per il corpo della Luvos. Scritto tutto in tedesco, per cui non sto a tradurre, se no finiamo domani. Questo bagno schiuma Melerinette di Dottor Nicola. Questi sono quasi tutti di Ecoverde, quasi. Questo qua l'ho già provato, è buonissimo, sa proprio di mela. È buonissimo, davvero. Poi, infatti, ne ho anche un altro, un pochino più piccolo. Allora, quello di prima era da 50 ml. Hanno ingredienti biologici, non sono certificati. E questo 40 non è che cambia tanto, sono 10 ml in meno. Poi questo shampoo bio lavanda e calendula capelli secchi di Officina Umbra. Vabbè, non vi sto a dire di tutte le quantità, se no finiamo dopo domani. French Bio Couture gel semidivino per i capelli, questo brand io non l'ho neanche più sentito nominare. Di Melvita ho due oli corpo. Questo che qua è piccolissimo, neanche se c'è scritto quant'è, 9 ml, ne ho due. Questo qua avevo usato la full size e nei primi video, o se non nel primo video proprio che ho fatto quando ho aperto il canale, non mi ricordo di preciso, ma avevo finito la full size. Questo. Allora, crema protettiva Argital Baby tipo Fissan. Poi di nuovo shampoo bio camomilla, capelli chiari, Officina Umbra. Questi sono vecchissimi, bisogna che li uso. Però ho detto faccio il video così poi me li uso. CMD Royal Essence, ah, questo dovrebbe avere la crema e il siero di questi qua. E un altro CMD Neutral. Io credo che siano creme. Non lo so. Devo andare a cercare su Ecoverde. Cosa sono? E adesso non mi ci sta più niente qua. Oh mamma, che boccette di vetro. Allora, poi. Bagno doccia. Bibi Natura, la vaniglia, di Acquolina. Questo addirittura l'avevo comprato. Non so cosa mi era girata. Poi, The Body Shop, Dacia Schiuma al Papavero. Ho visto il disegno perché non c'è scritto. Scrub, corpo, alla rosa, The Body Shop. Questo era un kit che ho disfatto. E infatti c'è anche il gel doccia. L'avevo disfatto per mettere tutti insieme alle mini taglie. Questo è un calendario dell'avvento, il mio primo calendario dell'avvento della mia vita. Eh sì, del The Body Shop. C'ha già 2 anni questo struccante, la camomilla. Per viso e sono tutti da 50 ml. Poi questo
doccia schiuma al mango, buonissimo, al mango. Poi crema doccia dovrebbe essere al karité. Questo qui. Ne ho altri di quelli? Ma di no. Questa mini mini cremina di Rituals della linea Rituals of Ayurveda and Balm. Dovrebbe essere 10 ml. Mi sembra strano. Dovrebbe essere per le mani. Questo che andava magari nelle pochette di Melvita. Vedete, qualcosa ho già usato. E mi è rimasta la pochette praticamente. Anzi, questi qua mi conviene poi metterli in uso. Un po' duretto, eh. Questa l'ho già provata in full size qua a micellare. E mi sembra che mi era piaciuta, che non mi bruciava gli occhi. Questo dovrebbe essere un gel doccia alla rosa. Questo l'ho appena finito in full size. Che combino casini. Poi andiamo avanti con Melvita, questo cofanetto, queste edizioni natalizie, con dentro, faccio prima a far vedere così. Allora, dovrebbe essere un altro olio, sì, olio straordinario, no, che olio straordinario, lo straordinario dove mi ha messo un pescata della L'Oreal, oddio, l'Orbio all'Argan. Allora, è tutta la linea, sì, a parte l'acqua micellare, non so cosa c'entra, crema mani e olio l'Orbio e, oddio, idrolato, insomma, acqua di rose di Melvita, insomma, con lo spruzzino, così. Questo qua è bellissimo, carinissimo proprio. Non ho più niente di Melvita? Andiamo avanti, questo era nel calendario che avevo preso l'anno scorso sulle muse bio. Era il numero 3, c'erano questi campioncini, io ho ancora tutto, eh. Vediamo un po' cosa c'era. Allora c'era bio bagno doccia mediterraneo, canendola, salvia e lavanda. Questo mi si è appiccicato alla mano. Questa ampollina di Mashara di siero, che l'avevo richiesto io alla ragazza, ce la devo ancora usare. Fai te. Burro struccante Bios, questo l'ho usato in full size e mi è piaciuto un sacco. Era nel calendario dell'avvento. Questa crema viso e pelle allergica di Fucina Umbra. Non so se poi vedrete tutti questi prodotti, tutti questi militari infiniti, magari ci sta qualcosa tipo questi barattolini, magari così piccolino. Magari che mi scappa anche di buttarlo, ve lo dico perché non si sa mai. Ah, poi nel calendario di cover dell'anno scorso, che spero che non siano scaduti, c'erano queste due creme, una di Dr. Scheller e una di Biovenga Skin Food. Argan, mi sembra, e Amaranto. E questo Biasai, Biasai, insomma, certificati Natru. Poi andiamo avanti. Questo mi sembra una box di Fantastic Gel Corpo Aroma Therapy. Questo è già più grandicello, da 40 ml, sembrava nemmeno. Mi sa che è tutto tubo. Come questo è Elemis, questa è una crema giorno. Vediamo un po' se c'era qualcos'altro lì. Anche questo shampoo Unique, mi sembra che era nel calendario dell'avvento di Ecoverde, o meno male che c'è il sole. Poi anche questo mi sa, gel viso detergente di Kiwi, 50 ml, questo. Poi questa dovrebbe essere. Anche questo mi sa che era nel calendario dell'avvento di Ecoverde. Non so se.
Dovrebbe essere uno shampoo solido. Ma io a di la Mazzuna non mi piace, purtroppo è un tipo di prodotto. Io odio le saponette, figuriamoci, che inaridiscono la pelle, non sono igieniche. Purtroppo adesso c'è tanto questa cosa, è vero risparmiare sulla plastica e tutto, però a me non piace. Allora, bagno doccia rilassante alla lavanda di Maternatura, ne ho due. Come vedete? Vedete? Sì. Da 50 ml l'uno. Questi sono omaggi con acquisti. Per lo più sì. Questo però ci picchia. Questo dovrebbe essere la mini taglia. Non so mica, eh. Non so cosa ci fa qua. Bam bam. Devo capire cos'è perché già mi sa che non avevo capito cos'era. Un balsamo, io credo corpo. Devo capire perché purtroppo se non vai a vedere sul sito non sai cos'è, devi tradurre. Per questo l'avevo ricevuto in omaggio con due o tre prodotti di Ammo Como Soi. Che nome che ha, vediamo se riesco a tirare fuori perché piano piano perché sono in vetro. Questo, guardate se non è bello questo piccolissimo siero. Cioè, adesso per farvi vedere il mio dito, guardate dove arriva. Poi questo non so se è un latte corpo o cosa, anche qua devo andare a vedere perché non si sa. Io che compro le cose non italiane e poi non so cosa sono. Poi questa sì, questa l'ho usata in full size, ma non è che mi abbia fatto impazzire. Questa si è sito mask per cui capisco che è una maschera. Tutti in vetro qua, per cui per quello che sto facendo piano, poi sono stretti nel sacchettino. Crema 24 ore, sempre così, piccolina, non si sa neanche quant'è, non c'è scritto niente. C'è ancora qualcosa? Insomma, ci sono un po' di prodottini dentro, qua. E questo, mini mini olietto. Guardate, ve lo faccio vedere qua, così. Anche questo sarà come quello di prima. Piccolissimo, dai, ma non sono belle queste cosine qua? E poi se sono anche in omaggio perché neanche pagarle, cioè voglio dire, cioè sono uno spettacolo queste mini taglie così, poi specialmente l'olio, il siero, la pipetta. Guarda, avevo usato uno di un'altra marca che mi sa che era nel calendario dell'avvento di Coverde sempre e non funzionava la pipetta, non veniva sul prodotto. Speriamo che questi vengano su. Dai, non ho ancora molto, credo. Questo siero di Caudalie da 10 ml. Sì. Della linea Resveratrol Lift. Questo qua. Vediamo se ancora cose sparse. Poi questo era sempre il calendario dell'avvento di Ecoverde. Cade a marzo del 2022, meno male che ho ancora tanto tempo. Sembra una full size, ma io l'ho messo nella mini taglia perché è 25 grammi. Cioè praticamente è grande come una full size, però è vuoto. È capace che sia tanto prodotto così. Adesso che spreco di plastica, io non lo so. Poi questo qui, carinissimo, benvenuto. Cioè un cofanetto che ti regalano quando ti iscrivi nel negozio fisico proprio di Erbolario, almeno sul sito, non so se è così. Mi ricordavo che aveva un profumo alla scatola. Vabbè, qua ci sono solo dei campioncini che non è il nostro tema di oggi, campioncini, ma perché c'era dentro questo bagnoschiuma lì là lì là da 50 ml. Buonissimo, mi avrebbe voglia di comprare la full size anche se costa 10 euro.
o sui 10 euro. Ma mi ricordavo infatti che profumava anche la scatolina qua. Poi ragazzi, ho tre pochette con i prodotti. Magari ve le devo far vedere con le pochette, vero? Vabbè, dai. Questa della saponaia, travel kit EcoBio. Questa è la pochette. Allora, vediamo. Bagno doccia, mediterraneo, calendario salvia lavanda, mi sa che è come quello che avevo fatto vedere prima. Non si vede un accidente. Bio shampoo e semidino extravergine. Ovviamente tutto della saponaria, eh? Tutto biologico. Bardane camomilla biodetergente intimo. Questi sono da 30 ml. Una saponettina, come vi dicevo prima. Poi la metterò in mezzo agli indumenti. E due campioncini. Tanto faccio veloce perché tanto la maggior parte delle persone non arriva neanche in fondo al video. Inutile che mi perdo, cioè faccio vedere i campioncini. Tanto questo è il video sulle mini taglie, perciò sì, non sarebbe neanche, dovrei far vedere neanche le pochette se per quello, perché devo far vedere con le pochette, ma cioè, finché sono i pennelli ve li ho fatti vedere, ma ci sono i prodotti dentro, mini taglie, e allora ho inserito questo qui. Questo bellissimo. Cofanetto, dico da lì, momento di pazzia. Lo so che non è niente di biologico, non c'è niente di naturale proprio dentro, assolutamente. Vediamo se riesco di tirarli fuori velocemente senza metterci 2 ore. Se no, li lascio così. Tanto, cosa c'è? Allora, acqua micellare, crema sorbetto. Allora, acqua micellare, crema sorbetto, lozione corpo, questo dovrebbe essere un detergente, gel doccia, sì, rosa di vigno, e questo che è uno shampoo gentile che devo vedere l'inci, qua dice senza parabeni, senza fenoxetanolo, senza, poi magari c'è silicone, esatto, al dimeticone, mi sembrava che lo avevo letto dopo che l'ho comprato, eh. Penso che lo userò per lavarmici le mani, non mi dispiace, ma non mi va di usarlo sui capelli. Ah, dai che abbiamo finito l'ultimo, questo invece è biologico, Dr. Organic, tutto rovesciato con tre prodotti, è proprio così, eh? È proprio una pochette venduta con questi prodotti dentro. Allora, e abbiamo un dentifricio tea tree, che mi verrebbe voglia quasi di usare, visto che ho sempre la bocca infiammata. Faccio passato dei giorni di cacca in questi giorni. 20 ml, magari mettiamolo per verso giusto. Qua dice con aloe, silica, va bene. Questo latte corpo che dovrei avere anche in full size, se non ricordo male. Latte corpo all'argan. Questo è da... E dove è scritto? Ah, 30 ml, non lo vedevo. E poi abbiamo gel detergente per il viso al carbone, praticamente tradotto, 50 ml, insomma un buon formato. Questo mi sembra che l'avevo preso su Sorgente Natura appena era uscito. Niente ragazzi, dovrebbero essere tutte qua le mini taglie, eh? Dovrei averne altre, o forse alla fine mi è andato a tossire, scusatemi, o forse ho qualche kit con le mini taglie che magari potremmo inserirlo qua, ma siccome volevo fare anche il video sui kit composti, appunto i kit da vari prodotti, e non avendone, se non mi ricordo male, non avendone tanti, ci volevo inserire anche le mini taglie, anche perché questo video è già venuto lungo, quasi 20 minuti,
Per cui lo stronchiamo qua e al limite al criminale nelle confezioni, le vedete nel video delle confezioni regalo. Poi non so, magari se lo faccio più in là, che magari è già passato Natale, se mi arrivasse qualcosa per Natale, che in ascolto, eh? Va bene ragazzi, dai, ho parlato anche troppo, faccio la pulita alla gola, poi mi viene da tossire. Però velocemente a me fa così. Va bene, ci sentiamo nei commenti se avete voglia e se avete voglia ci vediamo al prossimo video. A me farebbe piacere. Ciao!